Il canzoniere, o Rime sparse, intitolato dall'autore Rerum Vulgarium Fragmenta, frammenti di cose in volgare, raccoglie 366 componimenti, la maggior parte sonetti, che Petrarca andò scrivendo e revisionando nel corso di tutta la sua vita. La versione definitiva fu portata a termine nel 1374, l'anno della morte, e di essa ci è pervenuta la forma manoscritta, conservata nel Codice Vaticano Latino 3196. In parte autografa, cioè scritta di proprio pugno dall'autore stesso, in parte dettata dal poeta a un giovane copista, Giovanni Malpaghini. L'opera fu stampata per la prima volta nel 1470 dal tipografo editore veneziano Aldo Manuzio. L'opera poetica più famosa di Petrarca vanta in sostanza tre titoli o tre definizioni. Le prime due sono del poeta stesso, l'ultima invece appartiene all'edizione a stampa successiva alla morte dell'autore. Il primo è Rerum Vulgarium Fragmenta, vale a dire frammenti di cose scritte in volgare. Il titolo dell'opera è preannunciato nell'ultima pagina del Secretum, in cui Petrarca afferma di voler raccogliere in un unico libro gli sparsi frammenti della mia anima. La seconda definizione è tratta dal sonetto proemiale «Voi che ascoltate in rime sparse il suono». È Petrarca stesso a definire l'opera rime sparse. È chiaro il rinvio all'idea del frammento incluso nel titolo. Canzoniera invece è il titolo in volgare che già nel Cinquecento affianca quello originario in latino ed è quello che si è affermato poi successivamente. Perché? Perché è stato evidentemente giudicato più semplice, più coerente con lo spirito unitario dell'opera. Canzoniere è il titolo in volgare di un'opera scritta in volgare. Il titolo corrisponde alla stessa lingua volgare in cui le liriche sono composte. Ovviamente nel titolo in volgare viene meno il carattere frammentario dell'opera, che per Petrarca invece, come abbiamo visto, è fondamentale. L'opera presenta chiaramente la fisionomia di un work in progress, perché è il risultato finale di un'incessante opera di sistemazione e di materiali, di un lavoro continuo e incessante di rielaborazione e raffinamento formale che impegna il poeta dagli anni della giovinezza fino alla vecchiaia. Gli studiosi, come risulta dallo schema, ne hanno ricostruite ben 9 forme.